Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video dove parleremo dell'abbigliamento secondo me più idoneo per fare l'Elefante Treffen, che è un raduno invernale che si svolge in Germania ogni anno. E noi dopo 3 edizioni abbiamo deciso di andare a fare la nostra quarta dopo 5 anni di assenza, quindi dal 2015 al 2020 ci riproviamo sperando che il tempo non ci si metta troppo contro per rendere questa impresa troppo impossibile, quindi da non riuscire ad arrivare là. Visto che è molto facile trovare la neve e il freddo sarà molto pungente, di solito il tempo è così, poi ci può essere anche l'annata che va un po' meglio, si trova il sole e l'andatura rimane veramente fluida. Ora la prima premessa che vi vorrei fare è che sicuramente dovrete vestirvi abbastanza ma non troppo, perché per combattere il freddo bisogna sicuramente isolarlo, ma non bisogna andare a mettere su talmente tanta roba e quindi poi avere freddo, perché sia su troppa roba e non si riesce a contenere nemmeno il calore corporeo. Quindi il mio ragionamento è, dopo 3 esperienze, è sicuramente quello di vestirvi bene ma con le cose giuste, non troppo ma il sufficiente. Vi faccio vedere quello che ho messo su il primo anno, ed è questo: una termica più leggera, una termica più pesante, un paio di pantaloni da moto, un paio di sovrapantaloni da moto 4 stagioni. Ovviamente sotto questi dovevano anche passarci i cavi delle calze termoriscaldate che andavano sotto i calzettoni pesantissimi, che ovviamente mettevamo sotto gli stivali. Ma non è finita, perché poi arrivava il momento della parte sopra, dove trovavamo una maglia felpata, una termica leggera, una termica più pesante, una maglia in cotone delle maniche lunghe, un maglione super felpato, un giubbotto 4 stagioni da moto, sotto al quale, come nella parte sotto, dovevamo passare i cavi con relativo interruttore che poi usciva, per poterci poi scaldare le mani con i guanti riscaldati che davano sotto i guanti invernali. Arrivando all'ultima parte, cioè la testa, trovavamo uno scaldacollo, un sottocasco, un altro scaldacollo più pesante, al quale poi alla fine mettevamo il casco. Come potete vedere, una pila di roba non indifferente, che compromette anche la guida fino a un certo punto, diciamo, e anche i movimenti, perché ci sembra di essere tutti là così, quindi diventa poi impossibile muoversi. Questo è quello che indosserò invece quest'anno. Ho già fatto qualche prova tecnica fino a meno 3 gradi con su qualche cosa in meno, e comunque la resistenza al freddo era già molto buona. Partiamo sempre dal basso, dove troviamo una termica per le gambe, pantaloni Bifast con la loro imbottitura antivento interna, stivali, calze termiche invernali Kedra. La parte inferiore è già finita e ci trasferiamo in quella superiore, dove troviamo la maglia termica riscaldata Bifast, della quale poi vi farò una video recensione a parte. Sopra questa, visto il freddo intenso, metterò una maglia e una termica pesante antivento, un giubbotto 4 stagioni Bifast e moto airbag. Per quanto riguarda le mani, avremo questa volta dei guanti riscaldati senza i sottoguanti, è già tutto in uno, con il relativo cablaggio che passerà sempre sotto, per arrivare poi al casco, sotto il quale metteremo un sottocasco con scaldacollo termico antivento. Consiglio molto importante che vi do è, se avete un casco integrale con visiera scura, è o portate dietro la visiera di ricambio trasparente o la montate alla partenza. Se avete l'occhialino che scende, nessun problema. Questo perché se trovate della pioggia o rimanete in giro fino a che fa buio, la visiera scura diventa un problema. Inoltre, mi raccomando, il pin lock antiappannante, perché con tutta quell'umidità e freddo la visiera si appannerà sicuramente, sia per l'umidità fuori sia per il respiro dentro il casco. Prendete della roba riscaldante, così riuscite ad eliminare della roba che avete su e prima di tutto sarete più liberi, ma seconda cosa avrete qualche cosa che vi produrrà calore, quindi vi trasmetterà calore addosso e non dovete resistere con la vostra temperatura corporea soltanto. Oltre alle maglie termiche trovate, come avete visto, calze, guanti, sottoguanti. Viste le mie esperienze passate, non comprate più i sottoguanti da mettere sotto i guanti invernali, perché sicuramente se avrete dei guanti invernali non vi andranno bene, perché con i sottoguanti saranno troppo stretti, inoltre dovrete sempre mettere su 2 guanti ogni volta e sarà una gran rottura di palle. Vi lascio un ulteriore dettaglio da non trascurare: da quelle parti, in previsione del ghiaccio e della neve, buttano molto sale in strada, anche liquido. Questo comporta una cosa soltanto, che quando voi andate ve lo tirate tutto addosso e quello che non tirate su voi ve lo tirano sugli altri.
capite che tornerete a casa completamente imbiancati, quindi vi consiglierei di mettere comunque sopra un antiacqua. Spero che il video vi sia potuto tornare utile, così vuol dire che magari ci beccheremo anche all'Elephant Treffen in Germania. In ogni caso, se vi è piaciuto, cosa molto importante come sempre, lasciate un like e iscrivetevi al canale.